Sensori e protesi robotiche per tornare a camminare sono le prime gambe bioniche messe a punto con un progetto europeo coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Olimpia Mignosi. Leggere, efficiente, quel che conta di più, restituiscono ad una vita normale. Cybergambe che concretizzano la speranza di tornare a camminare a chi ha dovuto sottoporsi all'amputazione degli arti inferiori. Consentono a chi le indossa movimenti regolari, con loro i passi si fanno più sicuri e gli sforzi ridotti al minimo, assicurano i ricercatori del team che le hanno realizzate. La ricerca biomedica fa un balzo in avanti. L'accoppiata protesi e tutori robotici sono il frutto di un progetto europeo appena concluso e coordinato dal nostro Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa. Da agosto a provarli sono 11 volontari, pazienti ai quali era stato tolto uno degli arti inferiori. Fra tutte le amputazioni, quelle sopra al ginocchio, per le quali è stato sviluppato l'avveniristico sistema, sono le più invalidanti e solo nel vecchio continente a ritrovarsi in tale condizione sono 30.000 ogni anno. Insomma, con le cybergambe è una strada che si apre ed è tutta in discesa. Una nuova generazione robotica che in un futuro sarà adottata sempre di più, dicono i ricercatori. Si potrà contare su una mobilità più semplificata, ma soprattutto su una qualità della vita che con l'amputazione si pensava persa.